Agnes, dall'Ungheria qua in Sardegna, esattamente a Sestu, la tua idea, il tuo lavoro, quella di portare colore sui muri dei centri abitati, sulle serrande, com'è nata questa bella idea? E dunque, io sono in Italia dal 92. Quando sono arrivata qua non è che tutti volevano i miei dipinti, giustamente. Sono andata a fare la cameriera e ho fatto 2 anni di tirocinio da sola, andando a bussare ai negozi a dire se mi fanno fare qualcosa gratis, completamente gratis, non facevo pagare niente. Poi dopo 2 anni, diciamo, quando mi sono sentita pronta che posso inventare questo mio lavoro, ho visto che facevano delle vetrine di Natale, parlo delle Marche, io stavo nelle Marche a San Benedetto del Tronto, e facevano queste vetrine di Natale orribili, facendo con lo spray, con quelli stampi prestampati. E sono andata e ho detto, guarda, io te la dipingo la vetrina, faccio quello che vuoi, colorato, Babbo Natale, non lo so, tutte le cose che riguardano Natale. E quell'anno, dopo che ho fatto le prime 2 o 3 negozi dove ho bussato io, da quello è scatenato tutto. Quell'anno ho fatto più di 100 vetrine a San Benedetto e dintorni. Poi giustamente queste persone che mi hanno fatto fare le vetrine mi chiedevano se faccio la cameretta o faccio, non lo so, qualcosa nella camera da letto, esterni, interni, diverse cose. E dunque questo lavoro nelle Marche ho fatto per 20 qualcosina di anni. Poi 1 anno e mezzo fa ho voluto fare una svolta nella mia vita e ho lasciato le Marche e sono venuta qua in Sardegna. E qua è successo così. In Sardegna ho detto, guarda, qua sarà difficile che qualcuno mi fa fare qualche dipinto, quindi torno a fare la cameriera. Sono andata a chiedere il lavoro al volo, al ristorante al volo. Loro hanno detto che non serve. Non serve la cameriera. Mentre stavo andando via ho detto, vabbè, io ci provo. Ho cacciato il tablet dalla borsa, mi sono rigirata e ho detto, guarda, io veramente non faccio la cameriera, io dipingo, perché non mi fai qualcosa, mi fai fare su quel muro qualcosa, guarda, non ti faccio neanche pagare. E loro lì hanno detto, con le parole esatte che mi sono caduta sul fagiolo, che loro, da tanto che cercavano qualcuno per fare l'insegna o la scritta su quel muro, e mi hanno fatto fare quel lavoro lì. Poi giustamente i colori non ce l'avevo, sono andata a comprare in un negozio a Cagliari, e parlando con loro mentre facevo la fila, dicevano anche loro che dovevano ristrutturare il negozio, se posso fare qualcosa sulla serranda, se posso fare qualcosa sul banco, e da lì un'altra volta si è scatenato tutto, perché io le serrande le faccio con il pennello. Non uso le bombolette, e quindi, visto che a Cagliari probabilmente sono unica che fa questa tecnica, si vede che piace, anche perché con il pennello riesce a fare delle particolari che con sì. La bomboletta è impossibile a fare. Quanto si impiega a realizzare un dipinto su un muro o su una serranda? La tempistica di giorni o di ore? Guarda, dipende un po' dal disegno, comunque io le serrande penso massimo 3-4 giorni. Purtroppo lì sono obbligata a andare sabato o la domenica, comunque quando la abbassano la serranda, per questo non so dire precisamente i giorni. E tutto dipende dalla difficoltà del lavoro. C'è un tuo slogan, un tuo motto personale che ti accompagna nella vita di tutti i giorni? Diciamo che quando chiedono se so fare qualcosa, io dico, io so fare tutto.